oggi si corre contro il tumore del seno e anche queste signore oggi a Roma, per quale motivo? Siamo state entrambe operate al seno e sono anni che partecipiamo a questa anche gara. Anche prima dell'intervento. Anche prima, è molto importante per noi esserci, anche se camminiamo e vogliamo partecipare a stare insieme agli altri per questa motivazione importante. Quindi siamo contenti di partecipare tutti insieme, siamo circa 90, quindi non grandi numeri, però essendo la prima volta siamo proprio contenti. Allora, noi siamo un gruppo di donne che facciamo Dragonbot e veniamo da un'altra associazione, stiamo nascendo da poco ma siamo già legate a tutte le altre associazioni che ci sono in tutta Italia di donne in rosa che fanno questo sport, il Dragonbot, che fa bene per le donne che operate al seno hanno problemi di linfrodenaggio, per cui hanno il braccio che si gonfia. Invece questo tipo di sport aiuta proprio a mantenere il gonfio, fa una fisioterapia però un po' più piacevole che andare in palestra, andare aperte e in compagnia, per cui fa bene anche per questo. Un'emozione unica, perché sei qui per loro, per le donne rosa, per dire alle donne fate prevenzione perché la prevenzione vi salva la vita. Voglio ringraziare la Susan J. Komen, il professor Riccardo Masetti e tutti loro che oggi corrono per la vita. Con uno scenario così importante come il Circo Massimo riusciamo a trasmettere al paese e nel mondo un messaggio fondamentale. Oggi il tumore al seno si può guarire, però bisogna conoscere la malattia, non averne paura e soprattutto è importante una diagnosi precoce. Ecco perché è così bello vedere tante donne con la maglietta rosa che testimoniano la loro vittoria contro questa malattia e comunicano un senso di possibilità per tutte le donne che si ammalano, che ancora sono tante. Una donna ogni 9 viene colpita da questa malattia, ma si può guarire, dobbiamo dirlo e dobbiamo affrontarla con serenità. Lei quest'anno non lo so quanti sono, ma saranno veramente 10.000 più dello scorso anno sicuramente. È una cosa emozionante ogni anno, tutti per testimoniare per le donne, per la vita e per la prevenzione. Un messaggio per i nostri telespettatori. Se ne esce, siamo qua, lo raccontiamo tutte noi che siamo qua con la maglietta rosa, siamo qui per raccontarla, però fate prevenzione, solo così se ne esce. Grazie. Che mi ha avvicinato al mondo della corsa, l'ho fatto per un fine benefico, poi mi sono appassionata a questa disciplina, a questo hobby. C'è gioia, c'è allegria nell'aria, è bellissimo, consiglio a tutti di partecipare.